Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, queste le notizie più importanti della mattina. In apertura un sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dell'imprenditore catanese Vincenzo Guglielmino, indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale per un ammontare complessivo di circa 1 milione di euro. Nel mirino è finita la società Gese SRL Discount Alimentare. E un altro sequestro preventivo è stato operato invece nei confronti di un uomo ragusano accusato di circonvenzione di persone incapaci, avrebbe sottratto beni per circa 1 milione di euro a due anziane sorelle. Arrestati due uomini a Termini Imerese nel palermitano, individuati quali autori materiali di una rapina commessa in danno di una donna di 89 anni. La vittima, aggredita e imbavagliata all'interno della propria abitazione, è stata costretta ad aprire la cassaforte che conteneva 70.000 euro in contanti. Un'altra rapina ieri sera intorno alle 22 in un bar ricevitoria di Piano Tavola, una frazione di Belpasso nel catanese. Quattro soggetti col volto travisato hanno portato via il bottino del giorno di circa 4.000 euro, sigarette, gratta e vinci. Dei quattro malviventi uno è stato arrestato, gli altri tre sono attualmente ricercati. E in chiusura un incidente è avvenuto ieri ad Aragona, nell'Agrigentino, dove uno scooter si è scontrato con un trattore. Ad avere la peggio il 18enne a bordo del mezzo a due ruote, attualmente ricoverato in gravissime condizioni. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.